Prosegue la nostra rubrica Conosciamo i consiglieri comunali di Giugliano. Oggi è la volta di Filomena Sabatino, consigliere di opposizione del Partito Democratico. Filomena Sabatino, sono una biologa specialista ambulatoriale presso il presidio ospedaliero San Giuliano, ho 49 anni. Esperienza politica? Ma io sono da 10 anni nel Partito Democratico, mi candido per la prima volta. Con la speranza di cambiare. Candidarsi perché secondo me ormai, penso da diversi anni, c'è stata una classe dirigente che a Giugliano ha portato dei risultati non proprio, una città che comunque non si è evoluta. E siamo, penso, peggiorati nel degrado. La speranza di cambiare qualcosa e di creare almeno qualcosa di lavoro per i giovani. Nel corso della consigliatura Sabatino promette di battersi per la legalità e la trasparenza. I nostri principi sono stati sempre legalità e trasparenza, per cui noi ci battiamo almeno per questi principi. Se dovesse poi dare un suggerimento al sindaco sarebbe quello di creare opportunità di lavoro per i giovani. Visto che lui ha una grande esperienza politica, io gli auguro veramente di cambiare qualcosa per Giugliano. E la prima, secondo me, principale preoccupazione dovrebbe essere il lavoro per i giovani, per i nostri giovani, onde evitare che questi maggiormente siano portati ad evadere, trovare lavoro altrove, insomma. Infine, per quanto riguarda la giunta, Sabatino preferirebbe una giunta tecnica. Io preferirei una giunta tecnica, poi è ovvio, questo è di competenza del sindaco, decide lui.